Buonasera, Onda Libera TV, siamo qui con alla Fiera della Sostenibilità con padre Adriano Sella, padre missionario che sta conducendo all'interno della fiera un workshop su nuovi stili di vita e spiritualità. Cosa si intende per nuovi stili di vita? Nuovi stili di vita significa la grande possibilità che abbiamo di cambiamento a partire dal nostro quotidiano. C'è la possibilità di cambiare tutte quelle azioni che noi facciamo ogni giorno, da quando ci alziamo fino alla sera, mettiamo in pratica tante scelte, stili di vita, modi, no? Che molte volte sono problematici, che non ci aiutano a vivere bene. Allora dobbiamo impegnarci proprio a cambiarli. Per questo allora a veramente mettere in atto quei nuovi stili di vita, che significa proprio e modi differenti di vivere, prassi proprio che ci aiutano a recuperare per esempio le relazioni umane, ecco, stili che non ci portano più a vivere dentro un iperconsumismo dove alla fine praticamente diventiamo noi schiavi delle cose e non le cose a nostro servizio, e prassi che ci aiutano a recuperare tutta la bellezza, ricchezza della natura che dobbiamo imparare a custodire, perché veramente è madre terra, e poi custodire anche i popoli che oggi sono in mezzo a noi, che ci portano anche tante diversità culturali, modi di vivere, religioni differenti, no? Questo noi dobbiamo innanzitutto capire che quando parliamo di nuovi stili di vita non dobbiamo pensare a cose straordinarie, cose che non sono alla nostra portata, ma veramente capire che ogni giorno noi possiamo fare qualcosa. È il cambiamento che noi chiamiamo anche a chilometro zero, a partire dalla tua vita quotidiana, da piccole cose, ecco, tu puoi iniziare veramente a incidere anche sul grande, perché noi parliamo allora che è un cambiamento dal basso, non rimane solamente un cambiamento a livello personale, ma partendo dal basso poi arriviamo a cambiare anche le istituzioni, a cambiare diciamo le realtà comunitarie molto vicino a noi, come la famiglia, la scuola, la parrocchia, ma poi arrivare anche a cambiare le istituzioni a partire da quelle vicine, dai comuni. Ecco, oggi noi abbiamo veramente già raggiunto cambiamenti istituzionali a partire proprio dal basso, ecco, ma questo è l'impegno che noi dobbiamo prenderci, e nessuno può dire io non posso fare niente, non è vero, noi tutti possiamo fare qualcosa, ecco, questa è la bellezza che ci accomuna poi, no? Eccetera. E allora credo che qui dobbiamo chiedere la disponibilità di ciascuno, di quando si alza, dire oggi mi impegno veramente a cambiare la mia vita. Bene, adesso noi siamo diciamo durante il workshop, c'è già stata una prima parte, in questo momento il pubblico è riunito in gruppi di lavoro. Cosa stanno facendo in questi gruppi di lavoro? Li abbiamo suddivisi in questi quattro nuovi rapporti che corrispondono un po' alle quattro dimensioni quotidiane della vita, no? Quindi il nuovo rapporto con le cose, con le persone, con la natura, con la mondialità. Adesso l'attività che stanno facendo è quella un po' chiamata di raccoglitori, cioè vogliamo raccogliere tutto il bene che c'è in mezzo a noi. Allora ogni gruppo deve guardare nel proprio territorio, dove vive, nel proprio quartiere, città, quali sono quei gruppi, quei movimenti, quelle associazioni, quelle famiglie, quelle persone che hanno iniziato a cambiare questo rapporto con le cose, con le persone, con la natura, con la mondialità. Ecco, concentrarsi proprio sul bene. Questa è un'attività che aiuta veramente, no, a guardare il bene. E non è facile, perché la gente è molto, dai mass media, molto condizionata a vedere solamente il male. E perché il male è quello che fa notizia, no, la cronaca nera. E non è facile saper cogliere il bene. Allora quando una persona comincia, si accorge che veramente anche nel proprio territorio c'è veramente tanto bene. Allora inizia anche a respirare, dice, ma allora è possibile. Anzi, vicino a me c'è già chi lo sta facendo. È un po' questa l'attività che stanno facendo adesso. Successivamente andranno a conoscere una di queste realtà che sono qui e cercheranno di interagire, capire meglio come sono partiti, che cosa stanno facendo e via dicendo, no? Per conoscere meglio anche il bene che esiste in mezzo a noi. Benissimo, grazie, buon lavoro, buona prosecuzione. Buonasera a voi.